Per l'ultima interrogazione, il senatore Bagnai illustra l'interrogazione numero 1725 concernente il finanziamento della spesa pubblica tramite il ricorso al mercato. Prego, senatore Bagnai. Grazie, Presidente. Signor Ministro, nella nostra interrogazione ci siamo permessi indegnamente di storicizzare, per lei che è uno storico, le vicende degli ultimi 112 giorni. Partendo da quando il 5 marzo presentaste una relazione che chiedeva, con nostro sbigottimento, uno scostamento di appena 6,35 miliardi e arrivando agli attuali dati che ci raccontano come a fronte di 62,9 miliardi di acquisti di titoli italiani da parte della BCE, le emissioni nette del Tesoro siano state di appena 57,9 miliardi. Non so se leggendo queste premesse si è reso conto del disastro che avete combinato. Le regole vogliono che l'interrogazione sia contenuta in una pagina, ma la nostra interrogazione si sarebbe potuta riassumere in una parola. Perché? Perché non ci avete ascoltato quando vi abbiamo detto che lo scostamento da votare doveva essere all'altezza della tragicità della situazione? Che avremmo dovuto fare come la Francia, che in occasione dell'ultima, meno grave crisi globale, aveva risolutamente scelto di espandere il deficit fino al 7% del PIL, 138 miliardi di euro, non solo per contenere i danni immediati, ma soprattutto per gestire meglio il rapporto con i fratelli europei, che possono scusare un deficit alto in circostanze eccezionali, purché poi lo si diminuisca. Vi abbiamo spiegato anche che il finanziamento di questo deficit non era un problema, perché era chiaro che la BCE non aveva alternative, o espandere il suo ombrello o far saltare le banche francesi e tedesche e quindi l'euro. Bisognava quindi procedere emettendo titoli di Stato che avrebbero incontrato il favore dei risparmiatori italiani. Bisognava farlo subito. L'avete fatto dopo, il 16 maggio. Perché? Perché voi che siete così ben visti e ben introdotti nei salotti europei, dove i TG vi ritraggono scodinzolanti, ci avete messo 20 giorni ad approfittare delle nuove norme sugli aiuti di Stato, la Francia ha solo 4, e 40 giorni ad approfittare della sospensione del patto di stabilità con un nuovo scostamento, la Germania solo 3? Perché? Queste reazioni ovvie vi hanno colto di sorpresa? I vostri amici europei non ve ne avevano parlato? Oppure sapevate, ma avete voluto cogliere l'occasione per eliminare i vostri nemici di classe? Un secolo dopo eliminare i culachi è ancora una priorità, a quanto pare. Oggi i culachi sono i professionisti lasciati senza indennità, i piccoli e medi imprenditori lasciati senza credito, ma anche gli operai lasciati senza cassa integrazione. O forse volevate solo consolidare il vostro potere costringendo il Paese a entrare in patti leonini come il MES, con istituzioni governate da nostri avversari economici che sono vostri alleati politici? Perché, ma anche quanto? Quanto sarà il prossimo scostamento? Quanto ci costeranno i vostri ritardi? La risposta, signor Ministro, ci interessa non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello umano e storico. La più grande catastrofe della storia economica italiana ha un nome, il suo, e ci interessa sapere come da storico ne racconterà la storia. Grazie. Grazie, senatore Bagnai. Risponde il Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor onorevole Gualtieri. Prego, signor Ministro. Ma grazie. Ma l'interrogazione dimostra con ogni evidenza una non piena conoscenza o forse scarsa conoscenza dei meccanismi e delle tecniche di emissione del debito pubblico. Vorrei concentrarmi su questi aspetti, non sul resto, perché il resto è, diciamo, abbastanza evidente e oggettivo, e cioè il fatto che l'Italia ha realizzato lo sforzo di politica di bilancio maggiore in Europa, secondo solo a quello della Germania, per far fronte al coronavirus. Ma limitandosi alla questione più specifica, dove appare evidente una confusione tra il concetto di emissioni lorde e emissioni nette, che costituiscono un parametro non corretto, e le emissioni lorde sono superiori a quelle agli acquisti della Banca Centrale Europea, cerco di andare con ordine. È noto e evidente che lo sforzo è stato senza precedenti, ampliando la portata dei meccanismi di collocamento esistenti, creandone di ulteriori e mettendo in campo anche nuovi strumenti. In pochissimi giorni il Dipartimento del Tesoro ha saputo porre in campo una strategia che ha consentito all'emittente di aumentare da subito in modo molto significativo la provvista finanziaria con modalità compatibili con le condizioni di mercato e con la gestione dei rischi di tasso e di rifinanziamento. Come dicevo, l'interrogazione parte da presupposti non corretti. Primo, non appare corretto prendere come riferimento l'ammontare di acquisti di titoli italiani da parte della BCE
in quanto si tratta di riferimento indiretto relativo al mercato secondario, non potendo tale istituzione fare acquisti direttamente su quello primario. Un confronto diretto appare fuorviante ed in ogni caso non possono che essere cifre parziali rispetto a quelle programmate dai paesi come collocamenti di titoli. Ancora più fuorviante fare riferimento al periodo che va dall'inizio di marzo, quando, come gli interroganti ricordano, l'annuncio del programma PEP da parte della BCE è del 18 marzo. È forse opportuno ricordare che nella prima metà del mese di marzo, per effetto dell'esplodere delle conseguenze della pandemia prima in Italia e poi nel resto d'Europa, le condizioni di mercato dei titoli di Stato fossero divenute più difficili. Un aumento importante delle emissioni già da inizio marzo, inoltre, oltre al fatto di non avere alcun fondamento in base alle previsioni di raccolta di allora, non avrebbe fatto altro che ulteriormente aggravare le condizioni di mercato già particolarmente difficili. L'altro presupposto non corretto, anche volendo fare un confronto diretto tra emissioni e programma di acquisti della BCE, è che questo venga fatto in termini di emissioni nette, dal momento che sono le emissioni lorde quelle che rappresentano le reali esigenze di copertura del fabbisogno statale comprensive, cioè delle scadenze di titoli, che evidentemente l'interrogante si è dimenticato di conteggiare. Le emissioni nette risentono del profilo dei rimborsi, ciò che rende il paragone poco significativo. Venendo alle cifre, nel periodo da marzo a maggio 2020 si sono avute emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine pari a 117,26 miliardi di euro, quindi esclusi i BOT, poi per 56,7 miliardi in termini di valore nominale. Nello stesso periodo del 2019 le emissioni lorde a medio-lungo termine furono pari a 65 miliardi circa, a cui vanno aggiunti 39,1 miliardi di BOT. Le maggiori emissioni a medio-lungo termine in questo trimestre sono state quindi di 52,26 miliardi e i BOT sono aumentati di 17,6 miliardi rispetto all'anno precedente. Facendo un confronto da inizio anno e fino al 15 giugno 2020 si sono avuti 92,7 miliardi maggiori emissioni rispetto al 2019, con un incremento del segmento a medio-lungo termine di 76,9 miliardi e di 15,8 miliardi con riferimento ai BOT. Si fa altresì presente che nella nota di aggiornamento al DEF dello scorso anno si prevedeva un fabbisogno di circa 45 miliardi di euro. Pertanto, in termini di emissioni lorde, erano previste un totale di circa 247 miliardi di euro, pari ai citati 45 miliardi di fabbisogno più 202 miliardi di scadenze a medio-lungo termine. A maggio sono stati emessi ben 171 miliardi di euro di titoli a medio-lungo termine, che rappresentano circa il 70% di quanto era stato previsto di emettere per il 2020 a fine 2019. A queste cifre va aggiunto l'ammontare di titoli a breve termine BOT, che sono stati emessi ad oggi per un ammontare superiore a quello in scadenza di oltre 20 miliardi e che hanno costituito ulteriore fonte di finanziamento netto a fronte di una stima a fine 2019 di emissioni nette di BOT nulle. Risulta pertanto chiaro lo sforzo senza precedenti condotto per far fronte alle aumentate esigenze di raccolta emerse nel corso degli ultimi mesi e risulta altrettanto evidente lo scarso fondamento empirico delle affermazioni contenute nella interrogazione dell'onorevole Bagnai. Grazie, del senatore Bagnai. Grazie. Grazie, signor Ministro. Senatore Bagnai per la replica. Grazie signor Ministro, io ora secondo la liturgia parlamentare dovrei dirle che non sono soddisfatto della sua replica, ma mentirei, sono soddisfattissimo, perché il question time è come la lanterna di Diogene. Noi non cercavamo la spiegazione di una dinamica economica che abbiamo capito prima e meglio di lei, tant'è che alla fine, come dire, i fatti ci hanno dato ragione e lei sta facendo tardi e male quello che avevamo chiesto di fare presto e bene, cioè 100 miliardi di scostamento per interventi immediati finanziati con titoli rivolti prevalentemente ai risparmiatori italiani. Quanto sia lo scostamento prossimo, cioè il costo dei suoi ritardi, non ce lo ha detto, ma va bene così, perché cercavamo l'uomo e l'abbiamo trovato, una mistura di rifiuto della realtà, supponenza verso il Parlamento e tanto amore per il burocratese. Non è corretto dire che lo sforzo italiano è il più ampio o, come lei ama dire, il più ambizioso,
perché lo è solo se ci si considerano dentro i 400 miliardi della famosa potenza di fuoco che non ci ha messo lo Stato, ce l'hanno messe le banche, ce li dovrebbero mettere le banche. Comunque, svelato il dato umano che nella storia, soprattutto in quella dei fallimenti, conta, resta il dato politico, che è il seguente. Questo governo, che è nato per far eleggere al Parlamento un Presidente della Repubblica a immagine e somiglianza della sinistra, non solo non ha in Parlamento una maggioranza solida per condurre a termine questo scippo istituzionale, ma nella Camera Alta le comunico che non ha nemmeno la maggioranza assoluta per farsi votare il prossimo necessario scostamento su cui lei non ci ha informato. Mi permetta allora di darle un consiglio costruttivo: deponga la sua arroganza, si adoperi per una vera condivisione e ascolti chi ne sa più di lei, come i tanti parlamentari della Lega che in questi 3 mesi con dedizione e patriottismo hanno cercato di farle intendere ragione. Deleghe in bianco non ne daremo più. Buon lavoro. Grazie, senatore Bagnai.